Carissimi amici del Toro, buongiorno. Allora, saltati gli oroscopi per questa settimana, dal 29 al 5, se non sbaglio, maggio, comunque questa settimana qua, purtroppo non sono stati fatti per svariati motivi. Andiamo direttamente a preparare l'oroscopo mensile. Quindi andiamo a vedere per voi del Toro questo mese di maggio 2024 come sarà, quali sono le novità, che cosa dobbiamo sapere, cosa dobbiamo stare attenti, in modo che abbiamo insomma una panoramica del mese di maggio e sappiamo come doverci comportare. Maggio 2024 per il segno del Toro. Tempo vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di ulteriori informazioni trovate la mia email e il mio numero di telefono sotto al video nella voce descrizione. Allora, andiamo a vedere per il segno del Toro in questo mese di maggio 2024. Per il Toro maggio 2024, come sarà? Che cosa dobbiamo sapere? Abbiamo un 6 di bastoni, una regina di denari e un imperatore. Fondo mazzo, vediamo un po'. Abbiamo un 4 di coppe. Sì, è un 4 di coppe, perfetto. Allora, partiamo subito da questo 6 di bastoni, dove ci parla di raggiungere il tempo di raggiungere un equilibrio, quindi stiamo cercando il raggiungimento di un equilibrio. Molto fermi su quello che vogliamo, siamo comunque persone molto umili. Siamo un punto comunque di riferimento anche per gli altri, dedicati alla famiglia, dedicati al lavoro. Fra le tante titubanze comunque che abbiamo, ok, siamo le nostre strade, quelle che abbiamo comunque sia intraprese, hanno un ruolo. Questo ruolo dobbiamo comunque assumercelo, ci troviamo di fronte a situazioni comunque sia importanti da dover prendere delle decisioni. Abbiamo lottato comunque tantissimo, magari stiamo anche finendo comunque di lottare. Ci sono delle decisioni appunto proprio importanti da dover prendere e non dobbiamo assolutamente rimandare. Che si tratti di lavoro, che si tratti di famiglia, ma le decisioni, la direzione che si deve prendere. E le decisioni che si devono prendere devono essere proprio decisioni ferme, ok? Da trovare chiaramente una risoluzione a quelli che eventualmente sono le problematiche o sono eventualmente le difficoltà. Non sarà tanto facile, ok? Magari ci possono essere delle insoddisfazioni che possiamo avere in questo mese di maggio, oppure degli insuccessi. Si possono verificare anche alti e bassi, però vi dico subito che non sono comunque alti e bassi o situazioni fin là. Perché? Perché abbiamo la regina di denari, quindi la regina di denari, tutto quello che noi andiamo a fare in questo mese di maggio ci porta a una prosperità, a una sicurezza, a un'abbondanza. Quindi va bene, ok, gli alti e bassi che ci possono essere, le problematiche che magari si possono presentare, si possono affrontare, ma vi posso garantire con la regina di denari che c'è un successo, una prosperità, un'abbondanza dovuto chiaramente a un duro lavoro fatto. E riusciamo tranquillamente, senza problemi, ad arrivarci e ad andarci, ok? Cioè, il problema che si va a presentare o la difficoltà che si va a presentare effettivamente non
non è che ci interessa più di tanto, riusciamo tranquillamente a superarla senza problemi. Ma c'è da fare qualcosa, con l'imperatore c'è da fare qualcosa perché c'è una certa solidità, c'è un certo potere comunque che si ha con l'energia dell'imperatore. Se parliamo di relazione, si tratta di un qualcosa dove stiamo mettendo delle basi oppure dove andiamo avanti, okay, nel modo migliore, quindi l'arrivo di qualcosa di nuovo, di una paternità, di una nuova vita, l'armonia familiare, cioè ci sono delle radici solide e in queste radici solide, ok, possiamo tranquillamente gestirle, andare avanti e ripeto, la difficoltà che si può presentare per noi in questo mese di maggio non sarà un problema. A fondo mazzo abbiamo però un 4 di coppe. Rivalutate un po' delle situazioni, magari ci possiamo trovare di fronte a un momento critico, magari ci possiamo trovare ad avere delle influenze esterne che possono essere fonte di distrazione su quello che è il nostro piano, su quello che magari stiamo facendo, dove ci stiamo recando, dove stiamo andando. Rivalutiamo un attimo le situazioni. La verità comunque la conoscete, è dentro voi stessi, c'è un messaggio comunque di positivo che questa carta ci porta. L'unica cosa magari ecco, è stare sempre allerta, avere gli occhi aperti, essere magari aperti a quello che la vita eventualmente ci offre senza rimanere chiusi, ok? Però, ripeto, siamo in forma, alla fine siamo in forma. Allora, andiamo a chiarirle queste carte meglio, addentriamoci un po' nelle situazioni, andiamo a vedere per il segno del toro in questo mese di maggio 2024 cosa vuole dirci di più. Allora, Toro, segno ascendente Luna e Venere, maggio 2024, questo 6 di bastoni, quale altra informazione vuole darci? Abbiamo chiuso con qualcosa, con qualche situazione. Qui c'è una chiusura con qualche situazione, magari noi proprio come persone chiudiamo con una determinata situazione che ci ha provocato un dolore. Ecco perché andiamo avanti, che ci provoca tuttora magari delle difficoltà. Ecco perché c'è un qualcosa di solido, ci sono delle scelte da dover fare, un qualcosa che eventualmente ci fa male, ma che decidiamo comunque di chiudere di fronte a questo dolore. Vediamo questa regina di denari, quale informazione vuole darci di più per il toro in questo mese di maggio 2024. Attenzione però a non ricadere negli stessi errori, ci sono delle situazioni che vengono chiuse ma che non le chiuderete del tutto, quindi attenzione a non lasciare aperto nulla. Magari ecco, come vi dicevo prima, nelle energie ci possono essere forze esterne, situazioni esterne che possono eventualmente intromettersi. Non fatevi prendere, non ricadete a rifare le stesse cose, ma piuttosto cioè, mettete proprio uno stop, un limite, chiudete proprio. Ok, cercate di eventualmente migliorare la vostra situazione proprio chiudendo con determinate situazioni. L'imperatore per il toro, cosa vuole dirci di più in questo mese di maggio 2024? Ci possono essere anche situazioni che vanno a creare dei blocchi emotivi, magari no, dove non ci si mette d'accordo su qualcosa, dove non si trova una quadra su qualcosa, che possono andare a creare problemi a casa, in famiglia, nella coppia. Attenzione perché, ripeto, c'è una solidità, è il momento di agire, è il momento di fare.
Qui per qualcuno ci potrebbe anche essere un nuovo incontro, ma di fronte comunque a queste difficoltà, problematiche che vi ho detto che non saranno in questo mese di maggio per voi un problema, avrete il vostro trionfo, riuscirete tranquillamente ad andare avanti, a stare bene, emotivamente, fisicamente, psicologicamente, nel dover prendere quelle decisioni giuste, allontanandovi da situazioni che non fanno bene a voi. Allora, questo è per voi, andiamo oltre. Toro, segno ascendente, Luna e Venere, maggio 2024. Vediamo a livelli di fatto per il segno del toro che cosa accadrà in questo mese di maggio 2024. Ci sono delle chiusure, si deve andare avanti, la riflessione è nei confronti di un qualcosa che deve essere chiusa. Un qualcosa che vi crea degli impedimenti, dei blocchi, dove dovete chiudere questa situazione, chiudere eventualmente con una persona per andare verso delle vostre gratificazioni. Perché vi sentirete bloccati, vi sentirete fermi, cioè impediti nel fare quello che volete e quindi dovete riflettere bene. Vediamo un po' perché ci sono questi impedimenti, questi blocchi, vi sentite proprio impediti nel fare qualcosa, un qualcosa che non riuscirete a fare e quindi c'è bisogno di dover chiudere. Probabilmente è proprio il chiudere con qualcuno o con qualcosa che non riuscite a fare. Qui ci sono situazioni esterne alla coppia, magari anche al lavoro, ci sono delle situazioni o terze persone o situazioni esterne che chiaramente cercano sempre di mettere zizzania, di mettere il bastone tra le ruote, e voi dovete proprio uscire fuori da queste situazioni per ottenere il vostro trionfo. Magari potrebbe essere nei confronti di qualcuno di vostro interesse, oppure eventualmente potreste essere anche voi che volete raggiungere comunque la vostra vittoria, la vostra giustizia. Ci sono delle decisioni molto importanti da prendere che riguardano la vostra fortuna, la vostra serenità, con tutte le difficoltà che si possono, magari eventualmente si possono avere, che come vi ho detto sono piccole difficoltà, perché riuscite tranquillamente ad andare avanti. Vediamo quale sarà il vostro trionfo in questo mese di maggio 2024 per voi del Toro. Il trionfare su delle insoddisfazioni che avete e su delle comunicazioni eventualmente che ci saranno anche tese con qualcuno e su una situazione che sembrerebbe cambiare in negativo. Quindi il vostro trionfo sarà su queste cose anche se ci sarà magari della confusione, riuscirete ad arrivare al vostro obiettivo, a realizzare il vostro progetto. Andiamo a vedere cos'altro deve affrontare il segno del toro in questo mese di maggio 2024. Il pensare alla vostra fortuna, al vostro nuovo inizio, perché si è avviato un nuovo inizio per voi, avete di fronte a voi una fortuna, una realizzazione di sogni, progetti e desideri, dove però dovete andare a mettere dei puntini sulle i. Ci sono delle situazioni di un passato, recente passato, che vincerete anche, vincerete, sarete comunque, ripeto, sarete vittoriosi, trionfanti, ok? C'è un qualcosa che va a completarsi, va a finire su questo passato, perché per voi cioè, vi ha creato delle problematiche, vi ha creato delle delusioni.
E quindi voi avrete, scusate, sentivo dei rumori, e quindi voi avrete la vostra fortuna, la vostra realizzazione. Andiamo a vedere come si presenta per voi il nuovo inizio in questo mese di maggio 2024. Situazioni che non sono andate in porto vi hanno creato dolore, vi hanno bloccato a livello emotivo, ok? Situazioni non chiuse che, come vi ho detto, andrete a porre fine. Qualche difficoltà, ma che questa difficoltà si sfocia soprattutto nella coppia in gratificazioni e in realizzazioni di quelli che sono i vostri progetti, perché per voi ci sarà una giustizia divina. Andiamo a vedere per il toro questo asso di spade, magari qualcuno avrà un corso, una causa legale da dover fare, comunque questioni burocratiche, dove dovrete andare a mettere dei puntini sulle i e vi vedo comunque iniziare un qualcosa di nuovo nella vostra fortuna, quindi realizzare qualcosa perché verrà posto fine. Vediamo questo asso di spade per il segno del toro nel mese di maggio 2024. Cosa vuole dirci di più? Ci sarà per voi una giustizia divina. Con tutte le difficoltà che avete avuto fino adesso, c'è proprio una giustizia. Riuscirete tranquillamente a vivere nella maniera più tranquilla, più serena, perché avrete le vostre gratificazioni. Solo qualche blocco potreste avere, che potrebbe essere a livello magari di denaro, ma un qualcosa comunque. Un qualcosa di momentaneo, di passeggero che verrà, si risolverà, ok, proprio perché appunto avrete la vostra giustizia, gratificazioni, equilibrio, stabilità di fronte alle problematiche che si sono chiaramente, presentate. Insomma, c'è un miglioramento di una situazione per voi del toro. Vediamo un consiglio dei nostri angeli e arcangeli per il tuo. No, vabbè, ragazze. Allora, sì, è caduto tutto perché mi sono cadute le carte. Un mazzo per intero di carte che non sto qui a prendere. Ok. Forse troppo veloce. Allora, andiamo a vedere i nostri angeli e arcangeli. È successo il macello. Angeli e arcangeli, un consiglio per il toro in questo mese di maggio 2024. Allora, vi posso garantire che in questo periodo di tempo i vostri semi li avete ben piantati, ok? Al momento c'è una pausa temporanea nelle azioni, in quello che deve accadere, in quello che deve succedere. Non siate preoccupati perché non c'è nulla da dover essere preoccupati, quindi potete star tranquilli perché avete fatto un ottimo lavoro. Dovete soltanto attendere che qualcosa si smuove e che qualcosa chiaramente si presenta a voi, come abbiamo già visto, quindi tempo al tempo. A fondo mazzo abbiamo l'imperatrice con l'arcangelo Gabriele che dice che per voi ci sarà una grande abbondanza, potete dar via ai vostri sogni e cercate di arricchire sia voi stessi che gli altri attraverso le situazioni che succedono. Prendete sempre le situazioni, cercate di analizzarle, prendete sempre comunque il lato positivo e fatene tesoro, ok? Avete seminato bene, state, cioè, veramente in una botte di ferro e ripeto, per voi ci sarà una grande abbondanza perché è stato fatto un duro lavoro, ma un ottimo lavoro. Ok, questo è quanto per voi del toro, io vi ringrazio, noi ci sentiamo alla prossima.